Allora, per l'appunto, oggi vedremo che cos'è il business plan, compileremo insieme il business model canvas, vedremo insieme una mappa concettuale del business plan, la compileremo insieme e dopodiché vedremo quello che si chiama Strategy Toolkit, che è un insieme di analisi che ci servono da base per compilare il nostro business plan, perché il business plan di per sé non è un foglio di carta puro dove buttiamo giù quattro stupidate da dare a degli investitori, ma è un foglio, un documento che racchiude delle analisi che noi abbiamo fatto in precedenza. E poi vedremo come buttare giù una bozza di budgeting, ovviamente con dei numeri finti, perché oggi non possiamo avere in mano dei numeri reali perché l'analisi di mercato che ci serve da base impiega almeno un paio di mesi se fatta seriamente. Quindi, che cos'è il business plan? Come vi dicevo prima, è il documento che ci consente di capire dove vogliamo andare, dove stiamo andando e quali criticità possono sorgere sulla nostra strada, quindi quali ostacoli dobbiamo saltare nella nostra corsa alla realizzazione al business. Allora, prima vi parlavo delle analisi. Effettivamente, come ho detto, i punti chiave per costruire un business plan di successo sono le analisi che stanno dietro questo business plan, dove per analisi abbiamo diverse tipologie, possiamo dare tutti i nomi che vogliamo, ma i fattori che di per sé andiamo a vedere sono il mercato geografico e quando parlo di mercato geografico intendo la localizzazione. Ho riportato in uno dei webinar, qualcuno di voi li ha seguiti, pochi, forse uno. Ma ho raccontato un esempio molto carino che vi riporto durante i miei webinar, per la scelta del mercato geografico. Ho scoperto un po' di tempo fa che esistono dei corsi per la certificazione di sommelier della birra. Voi dite, ma chi è che va a fare questa cosa? C'è un tossico probabilmente. Ecco, appunto, confermo quanto detto in precedenza. E sì, dopo ti do gli indirizzi ovviamente. Qui in Italia è una cosa che ci fa sorridere, perché voi dite cosa me ne faccio io di fare il sommelier della birra. Al più, cioè, posso fare il sommelier del vino, siamo un paese che è pieno di vigneti e quindi il nostro prodotto madre è il vino. È vero, qui in Italia serve a ben poco. Ci sono regioni del nord, però, tra le quali la Germania, la Danimarca e la Svezia, dove non solo questa professionalità è riconosciuta, ma esistono anche degli albi professionali ed esistono degli esami da sostenere per poter diventare sommelier della birra e fra l'altro sono anche ben pagati, quindi se volete prendere lo spunto. Come dicevo, questi corsi probabilmente qui in Italia hanno un valore che può essere paragonabile a quello del gioco piuttosto che di un plus o un'informazione a titolo personale, come posso andare a fare il corso di decoupage, mentre nei paesi del nord assumono un valore qualificante. Quindi ovviamente questo inciderà sul mio pricing. Questo per dirvi che per l'appunto la scelta del mercato geografico incide anche sulla scelta di lancio del mio prodotto. Ovviamente l'analisi dei trends, che è anche questa fortemente correlata al mercato geografico, ossia dove sta andando il mercato, quali sono le preferenze del mercato stesso, quindi cosa sta andando di moda. Vanno i tablet, va l'iPad piuttosto che tablet della Samsung, non si usano più i telefoni quelli GSM, piuttosto che a livello di formazione c'è un'offerta molto più vasta di quella che c'era una volta, che era per esempio dominio esclusivo delle università.
o comunque di poche società. Sul mercato della consulenza stessa cosa, ci sono diversi livelli, abbiamo la consulenza strategica, la consulenza operativa, a seconda dei periodi e del mercato geografico abbiamo un andamento verso l'una o verso l'altra. Quindi uno studio per capire qual è il trend di quel momento, quindi quanto il nostro prodotto è in linea sul mercato che noi abbiamo scelto. Un'analisi della concorrenza, quella ovviamente è sempre dovuta, perché per capire dove volete andare voi, dicevo, dovete capire dove stanno andando i vostri concorrenti, almeno per farvi un'idea di quello che è il mercato disponibile. Ossia, se mi sto muovendo in un mercato dove i miei concorrenti hanno un fatturato di 10.000 euro, di 100.000 o di 20 milioni. Quindi se c'è uno spazio anche per me, se il mercato non è saturo, quindi se non è già pieno di concorrenti o se qualcuno non detiene già il monopolio. Mi è stata fatta, sempre durante uno dei webinar, una domanda bellissima che vi riporto adesso. Mi è stato chiesto, ok, ma se il prodotto è nuovo e io non ho concorrenti, basta, sono a posto, non devo fare nessuna analisi? La risposta è no. Perché? Perché ovviamente anche se non avete concorrenti, quindi il prodotto come voi lo state impacchettando e assemblato è unico, è difficile credere che sia completamente innovativo, quindi che stiate rivoluzionando il mercato. Se state lanciando un nuovo prodotto, probabilmente quel nuovo prodotto è un'evoluzione di un bisogno che già c'era e che veniva soddisfatto con altri prodotti. A quel punto, ovviamente, andiamo a fare un'analisi di quelli che sono detti i prodotti sostitutivi. Ossia andiamo a prendere l'insieme di prodotti più simili al nostro che assemblati tra di loro danno in totale il nostro. E a quel punto vediamo più o meno la grandezza del mercato. Un esempio, vi riporto l'esempio di Winsver, per esempio, che è un, non so se l'avete visto, sentito, se voi andate sul sito di Ninja Marketing trovate a un certo punto una paginetta che è prodotta da Winsver e dice vendi le tue consulenze, quindi telefonicamente vengono vendute le consulenze attraverso una piattaforma che conteggia i minuti, quindi pagate la consulenza al minuto. È un servizio innovativo, nel senso che pochi concorrenti ci sono, esistono, e sono americani per lo più. Qui in Italia, non avendo un servizio simile, quindi una piattaforma che ci desse la possibilità di condividere documenti, di avere una tariffazione al minuto, di programmare video chat a pagamento e quindi di ricevere direttamente i soldi attraverso PayPal o un sistema di micropagamenti, come ci siamo sempre arrangiati fino ad oggi? Non è che non facevamo le consulenze, no? O non è che non facevamo le video chat, assolutamente. Come non è che non condividevamo i documenti? Usavamo una serie di prodotti sostitutivi, quindi un insieme di Dropbox, piuttosto che Google Apps, Skype ovviamente, piuttosto che altre piattaforme di project management come Podio o Basecamp. L'insieme di tutti questi prodotti, quindi l'analisi di mercato della fetta italiana di questi prodotti, ci porta ad avere un'idea di quale sarà il mercato a cui noi ci andremo a riferire. Quindi nel momento in cui parliamo, in questo caso di vendita di consulenze, andremo a riferire ad un mercato che utilizza Skype, utilizza Dropbox, che vende consulenza, quindi sono i mercati professionisti, liberi professionisti piuttosto che società di consulenza, e che utilizza piattaforme di project management. Ovviamente è un prodotto nuovo, quindi
Il problema più grosso in questo caso quale sarà? Quello di farlo conoscere e di farlo utilizzare, però questa è tutta un'altra storia. Questo era per farvi capire che di innovativo c'è tanto, ma è un'innovazione che non produce nuove cose, ma è un'innovazione che semplicemente sfrutta gli strumenti che già esistono per avere degli strumenti assemblati e nuovi. E questo è così più o meno in tutti i campi. Poi l'analisi del target, quindi ovviamente i clienti, a chi andiamo a vendere, che bisogno hanno del nostro prodotto, perché dovrebbero acquistarci, come sono abituati ad acquistare, quindi più o meno qual è il pricing medio, spendono tanto, spendono poco, spendono sempre, spendono una tantum, sono 1, 10, 20 mila, sono altamente informatizzati, sono poco informatizzati, che livello culturale hanno, quindi una clusterizzazione della clientela. I prodotti sostitutivi è quello che vi dicevo già prima essenzialmente, però andiamo a considerare il fatto che questa analisi non la facciamo solamente nel momento in cui non troviamo concorrenza, la facciamo anche quando noi abbiamo un mercato concorrente, quando andiamo a valutare quali sono i prodotti che, evolvendosi in una determinata maniera, possono diventare dei concorrenti. Beh, pricing è quello più classico, quindi andiamo a vedere quali sono i prezzi che ci sono sul mercato e qual è la disponibilità della nostra utenza, come abbiamo detto prima. Partner, e questo è un punto molto importante, ossia dobbiamo cercare di capire chi può portare valore aggiunto al nostro prodotto. Ossia, sul mercato ci sono tantissime possibilità di partnership, perché c'è una marea di gente che fa SEO, c'è una marea di gente che si occupa di consulenza, ci sono un sacco di grafici, un sacco di sviluppatori, la scelta è infinita. Dobbiamo valutare con attenzione che cosa serve a noi, che può essere un partner altamente specializzato dal punto di vista tecnologico, piuttosto che un partner che abbia un network pazzesco, perché magari noi siamo in una fase in cui siamo coperti da tutti i punti di vista, però abbiamo bisogno di creare il brand, quindi di costruirlo, di dar credibilità, di farci conoscere, piuttosto che un partner che ci metta dei soldi, che ci metta dei soldi o che ci dia delle risorse. Insomma, le scelte sono molteplici. Fate molta attenzione, perché un cattivo partner è come un cattivo dipendente. Può portarvi allo sfacelo nell'arco di brevissimo tempo, mentre un buon partner è come una buona squadra, ossia vi porta a vincere il campionato senza neanche troppa fatica. Le analisi finanziarie, cioè avete sentito tutti parlare di cash flow, budget, PNL, bilancio, mica bilancio, queste sono tutte cose che sentite nominare e a cui daremo un senso, non vi preoccupate, perché in fase di business planning ovviamente non occorre tutto, ma ci occorre avere un'idea precisa di quello che ci serve e realizzare quello che ci serve con un senso logico. Ossia, è inutile che preparo dei mega foglioni Excel che riportano una struttura di budget complessissima, ma poi in realtà io non ho la benché minima idea di quello che ci sta dietro. Non mi serve a niente, perché nel momento in cui uno la vado a spiegare sono poco credibile, perché dall'altra parte le persone con le quali parlo non mi capiscono. Due, nel momento in cui ci sono da apportare dei cambi di rotta,
non sapete dove apportarle, perché non è una cosa che avete creato voi o che avete fatto con coscienza. Magari avete semplicemente usato delle formuline di un modello, che è una cosa che va molto di moda oggi, ma non avete la benché minima idea di che cosa quelle formuline dicano, servano. Ora non voglio dire che è il vostro caso, ovviamente ci mancherebbe altro, però ne ho visti tanti di start-upper così, sia più acculturati che meno acculturati, quindi non significa niente il grado di studio che uno ha, il livello di intelligenza, piuttosto che la preparazione o l'esperienza. Serve semplicemente un filo di sale in zucca, come si dice, e un po' di flessibilità. Per questo motivo andremo in particolare a focalizzarci sullo studio dei costi fissi e costi variabili, che poi sono quelli da cui nasce tutto il nostro progetto di budget, ossia quello con cui noi andiamo a cozzare la testa ogni giorno. Io in tutti questi anni la prima cosa che ho guardato passando da una società all'altra e quindi facendo anche revisioni, analisi, controlli, sono i costi. Perché? Perché se non sapete come state spendendo i vostri soldi, come potete pretendere di sapere come avere, scusate, come avere dei ricavi? È impossibile. Ad ogni ricavo deve essere correlato un costo che ha un determinato senso. Quindi iniziate a dare un senso ai costi, che cosa è veramente necessario e che cosa no, e dopodiché potrete dare un senso anche ai ricavi. Vi faccio un esempio banalissimo. Come dicevo, non ho ascoltato bene Nicolas, quindi non ho capito se ve l'ha detto o meno, no? Io ho gestito anche una catena di ristoranti e ricordo una delle discussioni più belle e interessanti è stata relativa all'acquisto di tende con serigrafia. Poi a fine mese non avevamo i soldi per pagare i dipendenti. La domanda è: ma ci servono davvero le tende? O forse è meglio che investiamo da un'altra parte, che ne so, magari sullo sviluppo di un nuovo prodotto, quindi di una nuova tipologia di pizza, piuttosto che di un nuovo piatto, piuttosto che sull'assunzione di uno chef magari un po' più di livello, piuttosto che sul dare una divisa in più ai dipendenti o dare un benefit ai dipendenti in maniera che siano più produttivi. Insomma, ragionate bene su come state spendendo i vostri soldi. Sempre in merito a questo, altro esempio, un'altra fantastica discussione che ebbi fu in merito agli estintori. È un esempio stupido, lo so, però è un esempio che secondo me rende alla perfezione l'idea. Come non buttare via i soldi? Io gestivo una quindicina di ristoranti. Tenete presente che tutti i ristoranti, Dio vuole, dovrebbero avere gli estintori a norma. Altrimenti escono in AS, esce l'ASL, vi fa 2.000 euro di multa a botta. Nel giro di un mese su un solo ristorante, quando ero appena arrivata, siamo riusciti a prendere 6.000 euro di multa, perché gli estintori non erano revisionati. Costo di revisione degli estintori, o meglio, sostituzione e contratto annuale di revisione, 600 euro a ristorante. Moltiplicato per 15 diventava una cifra che al momento magari non si poteva tirare fuori all'istante, però che comunque facendo il conto di 6.000 euro al mese per 15 ristoranti per un anno, forse valeva la pena fare la revisione, no? Questo è un esempio di come non buttare via i soldi, cioè prevenite piuttosto che curare. Rinunciate magari ad avere il logo fighetto,
mettete un sistema che consenta ai vostri utenti di navigare sicuri. Rinunciate ad avere il migliore degli sviluppatori, ma iniziate ad avere un prodotto che sia usabile, quindi che possiate mettere sul mercato sin da subito per poter testare il vostro prodotto. Altra cosa fondamentale, almeno quanto i partner, è il team. Per questo prima ho accostato le due cose. Il team è tutto quello che avete all'inizio, è il vostro primo asset. Perché? Perché in particolare nelle start-up internet la tecnologia, quindi la costruzione della piattaforma, è un asset, ma la piattaforma non si realizza e non si crea da sola. Quantomeno, anche se voi siete lo sviluppatore, quindi la persona che ha avuto l'idea e quindi ve la potete sviluppare, avete ugualmente bisogno attorno di persone che vi creino la grafica, vi aiutino a sviluppare il modello di business, vi creino i contatti, vi vendano il prodotto. Per questo il team diventa fondamentale. Quindi non state a sbattere la testa più di tanto su come suddivido le quote, non cedo le quote, l'idea è mia, quindi si fa come dico io. Questo è il primo passo per il fallimento. Dire sono io il centro del mondo perché ho avuto l'idea è il primo passo per cadere. Chiunque voi decidiate di tirarvi a bordo deve essere ugualmente motivato come lo siete voi. Dovete dare la possibilità agli altri di dare lo stesso contributo che state dando voi, valorizzando quello che stanno facendo, ovviamente, non pensate di sfruttarli perché poi la pagate. Questo è poco ma sicuro. È fondamentale che intratteniate dei rapporti con il vostro team in maniera tale da dare il giusto peso a chiunque. Mettete in conto la possibilità di sbagliare, cioè non siete onniscienti, nessuno di noi lo è. Quindi diamo la possibilità di confronto. Poi, che tipo di team ci serva è tutto un altro discorso. Ossia, nel momento in cui voi andate a costruire il vostro business plan, dovete capire di che cosa avete veramente bisogno in fase iniziale, in fase intermedia e a pieno regime. Quindi, oggi posso farcela con uno sviluppatore e un grafico. Domani mi servono almeno tre commerciali, due sviluppatori e il grafico non mi serve più. Dopodomani ho bisogno di qualcuno che mi curi i rapporti con le banche, che mi aiuti nell'aumento di capitale, nella capitalizzazione, nella regolarizzazione, che mi segua i contatti con gli investitori, piuttosto che eviti che l'INPS o l'Agenzia delle Entrate vengano a bussarmi sotto casa. Tecnologie, vabbè, qui c'è veramente poco da discutere perché credo che qui sappiate più o meno tutti che cosa occorre fare per sapere come sviluppare. Dovete appunto fare tutte le analisi di fattibilità relative alla produzione della vostra applicazione, ma qui non ci voglio perdere tempo perché credo di interfacciarmi con un pubblico di sviluppatori più o meno. Ok, come dicevamo all'inizio, per avere una base di business plan, quello che ci occorre sono quattro strumenti. Quindi il business model canvas, la mappa concettuale che dopo vediamo insieme, lo strategy toolkit e le analisi finanziarie. Iniziamo dal business model canvas. Chi ce l'ha lo tiri fuori, chi non ce l'ha si armi all'istante di carta e penna.
business model è quel documento che ci spiega come la nostra azienda crea un dato valore per i nostri clienti e lo fa andando a prendere gli attori, il mercato e le relazioni che tra essi intercorrono. Quindi è una sorta di micro mappa mentale, è un riassuntino dove noi andiamo a mettere più o meno quello che vogliamo andare a fare, come vogliamo andare a farlo e che tipo di sviluppo andrà a prendere, quindi le relazioni che si andranno a creare tra noi e i fornitori, tra noi e i nostri clienti, tra il prodotto e i nostri fornitori, con le tecnologie, eccetera, eccetera. Allora, questo è il modello di business model. Ne avete tutti uno davanti? Allora, adesso vi lascio 5 minuti e lo compiliamo insieme. Vediamo insieme la prima parte, poi vi lascio 5 minuti esatti. Allora, clienti. Cosa andiamo a mettere sotto clienti? I clienti. Come li andiamo a mettere? Suddivisi per bisogni, interessi, tipi di relazione, profitto e canali di distribuzione. Andiamo a clusterizzare il più possibile. Dobbiamo avere sul foglio un'idea ben precisa di tutte le tipologie che andremo a toccare. Quindi dobbiamo esattamente conoscere a 360 gradi chi abbiamo davanti. Valore. Cos'è il valore? Esattamente, è il tipo di bisogno che noi andiamo a soddisfare per il nostro cliente. Quindi quel plus che noi andiamo a dare agli utenti che o già ci utilizzano o già utilizzano un altro servizio o vogliono iniziare ad utilizzarci. È estremamente importante la definizione del valore su diversi livelli. Nei prodotti, come dicevamo prima, relativamente nuovi, noi andiamo a soddisfare un bisogno che è esistente, ma per il quale il cliente si è fino ad oggi più o meno arrangiato. Quindi andiamo a toccare una leva molto importante, che è quella del dire: ah, oh, finalmente me l'hanno fatta sta cosa che mi serviva, basta, allora abbandono tutte le soluzioni precedenti e mi butto di qui. Quindi è cambiare radicalmente il suo modo di vedere le cose. Non è facile per diversi motivi, perché dovete andare innanzitutto a toccare il tasto emozionale, quindi a fargli capire che voi gli state dando esattamente quello di cui lui ha bisogno, con la riserva però di dire sì, io ti sto dando quello di cui tu hai bisogno, attenzione a non farti dei sogni in testa, perché una volta che voi lanciate il prodotto, se le aspettative diventano disattese, il cliente lo recuperate non più. È molto molto difficile. Faccio un esempio personale, fra l'altro. Io avevo provato all'inizio, quando avevo appena aperto Viadeo, tra i vari social network, sembrava una scemata, non mi piaceva perché non aveva senso, non capivo che differenza ci fosse con LinkedIn, cosa aveva in più, non mi dava un valore aggiunto. Mi è arrivata una mail l'altro giorno, mi sono ricordata di avere un account, ci sono entrata, devo dire adesso è un po' più carino, non mi soddisfa ancora, però ha sicuramente un qualcosa in più. Attenzione, perché è molto difficile recuperare un cliente che avete perso in fase di lancio. È più facile, paradossalmente, recuperare un cliente che è già acquisito, quindi che già si serve da voi
e che già vi ha provato, e magari che avete deluso anche 10.000 volte, ma comunque sa chi siete, cosa state facendo, che un cliente che è totalmente nuovo, perché non vi conosce, la prima impressione, come si suol dire, è quella che conta. Se al primo impatto il tuo prodotto mi fa schifo, difficilmente tornerò indietro. Canale. Sicuramente è importantissimo fare una fase alfa, alfa molto chiusa, in cui voi fate testare ad amici e parenti e pochi sconosciuti che vi conoscono, e poi lanciare sul mercato. In realtà non è neanche detto che questa cosa serva, nel senso che magari voi vi rivolgete per fare il test ad un gruppo che ha delle determinate aspettative perché vi conosce o perché comunque fa parte del vostro mercato, e poi quando il prodotto va sul mercato di riferimento la maggioranza dell'utenza non lo accetta perché non lo recepisce, perché magari avete sbagliato le considerazioni del mercato di riferimento, o perché magari gli utenti che avete usato come alfa tester non rappresentano la vera e propria media del mercato. Quindi non sono l'utente medio che voi dovete andare a soddisfare. Allora, io sono la voce fuori dal coro, lo ammetto. Questo è un mito che arriva dalla Silicon Valley e che probabilmente vi diranno anche i successivi. Done is better than perfect. Sì, va bene buttare fuori presto, va bene ridurre il time to market, assolutamente, però tenete presente che, come hai detto tu prima, no? Chi prima butta fuori è il primo ad arrivare e in teoria è il primo a piazzarsi sul mercato. Sì, è il primo a piazzarsi sul mercato, ma è anche il primo, uno, a bruciare il mercato. Perché se poi la tipologia di prodotto fa schifo, i clienti saranno scettici verso tutti i successivi. Due, nel momento in cui tu lanci e fai schifo, il mondo internet è velocissimo, dopo 3 settimane, a dir poco, hai già fuori un competitor che magari fa la tua stessa cosa e meglio di te. Quindi l'utente che tu hai perso viene acquisito immediatamente dall'altra parte. Quindi sì, è vero, done is better than perfect, ma con criterio. Assolutamente con criterio, cioè non è che la prima cosa che vi viene in mente la prendete e la buttate fuori, perché vi bruciate e vi scottate. Ma pensate voi stessi alla vostra esperienza di utenti. Quando navigate in internet e magari state cercando un prodotto specifico, ne trovate 10.000, andate a prendere il primo che vi ispira di più. Se fa schifo, ci ritornate o passate direttamente a un altro? Cioè, se voi usavate Basecamp e passate a Podio perché Basecamp non vi ha soddisfatto, tra 3 mesi ritornate a vedere se Basecamp è all'altezza delle vostre aspettative o continuate a usare Podio? Anche per il prodotto nuovo tendenzialmente è la stessa cosa, non è che cambia molto, perché una volta che tu l'hai lanciato è fuori, è copiabile. Quindi prima di lanciarlo cerca di capire bene se il tuo prodotto rispecchia le necessità del mercato, per come ho detto prima, ribadisco, cioè una volta che l'hai lanciato, l'hai lanciato. Una volta che è fuori è facilmente copiabile, te lo replicano in 10 nanosecondi, e se il tuo prodotto fa schifo, chi viene dopo di te o ne guadagna o ne perde. Comunque hai cambiato il mercato in qualche maniera.
So che magari non siete convinti perché altra gente vi ha detto questo. Ognuno parla per l'esperienza che ha. Io parlo da persona che di società ne ha aperte, ma neanche chiuse purtroppo. Sto liquidando in questo momento una società che è stata la prima a lanciare il suo prodotto. Lo sto facendo a malincuore perché nel momento in cui è stata lanciata era veramente un prodotto innovativo, unico, il primo del mercato, però si sono mossi male. Si sono mossi veramente male, non hanno saputo gestire le tecnologie, hanno gestito leggermente male il lancio marketing e quindi hanno aperto il mercato a tutti quelli che sono venuti dopo, perché ovviamente hanno creato una nuova terminologia e un nuovo modo di fare business. Però ne hanno pagato le conseguenze perché ovviamente i clienti sono passati da una parte all'altra. Cioè ti provano una volta e se restano insoddisfatti e vedono che c'è un'altra società che fa quello, se sono interessati ad avere quella tipologia di prodotto, provano questa nuova società. Se non sono interessati, abbandonano l'idea e tornano sui propri passi e continuano a fare come stavano facendo prima. Io credo tantissimo nel sogno e nel mito della Silicon Valley, però ragazzi dobbiamo anche essere realisti. Siamo noi i primi che quando andiamo in internet ed usiamo un prodotto, se ci fa schifo, ci lamentiamo. E poi non lo usiamo più. Quindi non aspettiamoci che gli altri attorno a noi facciano il contrario, perché non è così. Non c'è mai una seconda occasione per poter fare una prima buona impressione. Sembra banale, sembra molto vecchio stile, sembra poco innovativo, però è la verità. Cioè, alla fine, quello che stiamo facendo noi oggi, questo fare start-up, non ha niente di innovativo. No, non voglio distruggere i vostri sogni da giovani imprenditori, ma non stiamo rivoluzionando niente. Stiamo semplicemente cambiando i canali. Non stiamo cambiando il mercato. Le leggi del mercato sono sempre più o meno le stesse. Perché? Perché il mercato siamo noi. Il mercato si basa sulle necessità e sulle emotività. Questo da secoli, da quando gli antichi romani facevano il baratto. Comunque storicamente è vero, è sempre stato così. È inutile che ci facciamo tante, scusate il termine, seghe mentali per pensare di lanciare un qualcosa che è strafigo e che gli altri devono necessariamente accettare perché è bellissimo. Noi stiamo semplicemente utilizzando un canale differente, che è il mondo web. Per fare cosa? Per fare l'attività più vecchia del mondo, mettersi in proprio, vendere qualcosa che noi produciamo, fare un qualcosa con le nostre mani e venderlo noi direttamente agli altri. Quindi stiamo semplicemente alimentando l'economia, niente di più, niente di meno. Dobbiamo entrare in quest'idea che siamo comunque già parte di un meccanismo che è consolidato da millenni, che però nel 2012 ha cambiato i suoi canali. Ossia, non si produce più in fabbriche, non abbiamo più Fiat che aprono a destra e a manca. Che cosa si produce adesso, visto che i beni necessari ci sono tutti e vengono prodotti sempre più o meno alla stessa maniera? Per carità, si può cambiare, gli strumenti, quindi si può innovare per arrivare ad avere qualcosa che sia sempre un po' più di qualità,
che sia deliberato sempre un po' più in fretta, ma non andiamo a produrre niente di particolarmente nuovo, andiamo a produrre un qualcosa su un altro canale. Come dicevo, non abbiamo più fabbriche che si aprono, abbiamo progetti internet che si aprono in questo caso. Ma le dinamiche sono sempre quelle. Le regole del buon imprenditore non cambiano. Non cambiano che voi stiate aprendo un ristorante, che voi stiate aprendo una società di consulenza, che voi stiate facendo una startup internet. Tant'è che il termine startup indica la fase di avviamento. Oggi, se guardate il mondo internet, questo termine viene usato ed abusato per indicare società che aprono in internet e basta. Io sento imprenditori che hanno aperto da 4 anni la loro società internet e ancora ti dicono: io sono una startup tecnologica. E io ti rispondo: complimenti, cioè, se dopo 4 anni sei ancora una startup, qualche problema ce l'hai seriamente. Quindi alla fine non smettiamo di pensare alla cara vecchia maniera, impariamo dalle nostre origini e riutilizziamo quello che è stato fatto in precedenza, ovviamente le cose buone, per andare avanti. Non distruggiamo tutto quello che c'è stato prima, perché altrimenti non abbiamo più delle basi su cui costruire. Le nostre origini sono importantissime. Poi noi italiani siamo bravissimi a ribaltare le carte e a fare i napoletani, quindi a girare le cose a nostro favore e in qualsiasi maniera. Va bene, ci sta anche questo, cioè nei periodi di crisi creiamo, innoviamo, facciamo i brillantoni, facciamo tutto quello che vogliamo, ma non dimentichiamoci che alla fine per fare imprenditoria c'è un modo, non ce ne sono 20.000. E sono quelli che abbiamo già sperimentato ed imparato. Ok, dopo questa breve parentesi andiamo avanti col business model. Lo so che lo state facendo apposta perché nessuno vuole uscire, ma non mi interessa. Quindi andiamo avanti. Ricavi. Cosa andiamo a mettere nell'area ricavi? Ovviamente gli incassi, i ricavi, giusto? Come? Suddivisi per categoria, valore offerto, tipologia di prodotto, piuttosto che tipologia di pagamento. Ad oggi nel mondo internet è diventato fondamentale come noi paghiamo. Un servizio che utilizza come metodologia di pagamento il bonifico bancario, io ad oggi non lo guardo neanche, carta di credito, PayPal, micropagamenti, il futuro sono i micropagamenti, quindi pagamento tramite mobile, tramite SMS, l'acquisto di crediti, sono diverse tipologie di pagamenti che si evolvono in base alle richieste del mercato. Quindi è fondamentale tenere d'occhio anche i tipi di pagamento. Perché? Perché ovviamente se voi fate pagare con PayPal, PayPal ha delle commissioni, se voi fate pagare con carta di credito, a seconda di dove la vostra società è allocata, voi dovete avere una banca in quel paese, cioè se voi, se la vostra società è negli Stati Uniti e voi volete fare un sistema di pagamento tramite carta di credito, ovviamente dovete avere una banca negli Stati Uniti. Seconda cosa, dovete trovare quella buon'anima che vi dia il servizio di carta di credito. È chiaro che non potete farlo con banca sella.
qui in Italia per avere il POS virtuale è relativamente semplice, però abbastanza costoso dal punto di vista delle commissioni. I pagamenti tramite bonifico. Qui in Italia siamo abituati a commissioni relativamente basse, no? Paghiamo 1 euro, 1,50 € massimo per fare un bonifico tramite home banking. Se andate in America tramite bonifico, pagate sia per i bonifici in uscita che per quelli in entrata, quindi pagate sempre. A prescindere. Sì. Per questo diventa importante clusterizzare, identificare anche la tipologia di pagamento che noi andremo ad utilizzare. Vabbè, risorse chiave, questa è abbastanza banale ma fondamentale, ossia che cosa ci serve per realizzare il nostro modello di business. Quindi risorse intellettuali, la tipologia di know-how di cui io ho bisogno, risorse umane, ovviamente questo know-how non naviga nell'etere, quindi sicuramente ci saranno delle persone che lo devono portare, che tipologia di persone sono, questo l'abbiamo già visto ampiamente all'inizio, no? Mi serve un grafico, uno sviluppatore, un consulente finanziario, un avvocato, che cosa mi serve? E risorse finanziarie, che sono un po' il tarlo di tutti. Quanti soldi mi servono per? Qui si possono fare diverse valutazioni. Quanti soldi mi servono per realizzare la mia idea nell'immediato, al massimo del suo splendore, o quanti soldi mi servono per avere la mia idea in una prima fase. Se mi servono dei soldi, magari riesco a bootstrappare tranquillamente, non ho bisogno di capitalizzazioni, però sicuramente qualche spesa ce la devo avere. E quando vi dico qualche spesa, intendo che dovete andare a valorizzare anche il lavoro del team, anche se avete un team completo e perfetto. Quindi siete per dire quattro co-founder che si compensano alla perfezione. Il vostro lavoro non vale zero. Il vostro lavoro ha un valore. Che poi voi non vi facciate pagare è un altro discorso. Però dovete valorizzare il vostro lavoro. Questo vi serve anche poi, ovviamente, per andare a capire in fase di exit quanto dare ad eventuali finanziatori. Attività, come viene creato il valore offerto, ossia quali sono le attività di produzione. Proprio in stile vecchia maniera, no? Che cosa mi serve per realizzare la mia Fiat Panda? Devo avere una catena di montaggio, ci sarà un'attività di verniciatura, cosa faccio? La verniciatura la faccio fare in outsourcing, la faccio internamente, boh, vediamo. Dovrò avere una qualità di controllo? Direi di sì, la facciamo interna, la facciamo esterna. Traslato al mondo internet, è tendenzialmente la stessa cosa, quindi tutte le attività che mi occorrono per poter avere il mio prodotto finito. Allora, poi partnership, quindi qui basta, non ve ne parlo più perché vi ho stressato l'anima prima, però tutte le cose che vi ho detto prima. E costi, quindi, come abbiamo detto prima, per i ricavi ci mettiamo i ricavi, nei costi ci mettiamo i costi. Allora, dicevo, quindi costi, anche qui ben clusterizzati, ben suddivisi per tipologia di cliente, per tipologia di prodotto, per fascia di pricing. Questo perché quello che voglio che capiate è, o meglio, nel compilare questo documento, quello che voglio che voi capiate che deve emergere
è che tutto è correlato. Quindi voi dovete andare a clusterizzare il più possibile per andare a creare relazioni tra una cosa e l'altra. Per esempio, tra il pricing di un prodotto e il costo, piuttosto che tra il pricing di un prodotto e il ricavo, piuttosto che tra una fascia di clientela e il costo del prodotto che io sto andando a realizzare per quella clientela. Paradossalmente anche i costi fissi. Ma qui non approfondisco, se no vi faccio venire l'esaurimento nervoso. Allora, detto ciò, vi do 5 minuti 5 per compilare il business model canvas. Ora compiliamo la mappa concettuale. Allora, cos'è una mappa concettuale? Spero che più o meno tutti lo sappiate. È una mappa che ci permette di capire che cosa stiamo facendo. Quindi abbiamo dei punti e ad ogni punto corrisponde un sottopunto. Allora, come giustamente dice il nostro amico, la mind map, mappa concettuale, siamo italiani, finiamola. E quindi andiamo a costruire la nostra mappa concettuale per andare a dare ancora una volta una linea guida al nostro business plan. Andiamo a far finta di costruire un libro. Business plan è un libro dove noi andiamo ad inserire tutte le informazioni che abbiamo preso. La mappa concettuale sono i nostri capitoli, sottocapitoli e paragrafi. Non so come si veda, non benissimo, lo ammetto, però più o meno questa è l'idea. Questa è fatta con FreeMind, che è uno strumento gratuito, e questo è un modello base. Ovviamente, come dico sin dall'inizio, ognuno deve costruirsi i propri modelli, utilizzando delle linee guida che sono basilari, quello senza ombra di dubbio, però il modello deve essere personalizzato, perché solo voi sapete cosa avete in testa e quindi come poterlo leggere. È inutile che andate a utilizzare modelli preconfezionati, perché tanto dopo un mese non vi ritrovate più con quello che avete scritto. Quindi piuttosto fate in modo che non ci si ritrovino gli altri, ma voi che l'avete scritto ritrovatevici. Questo ovviamente vale per il modello della mappa e per gli altri modelli, non vale per il business plan, cioè il business plan deve essere leggibile da chiunque. Infatti, questo è quello che dicevo prima, no? La mappa concettuale deve essere essenzialmente semplice e organizzata, quindi deve essere leggibile da voi. Non esagerate con i dettagli, quindi su una mappa non andrete mai a mettere tutto quello che ha messo il nostro mister Che Pizza nel Business Model Canvas, ma metterete solamente delle parole chiave. Da qui vi scaricate il modello della mappa, questo, e ve lo potete andare a vedere e compilare.